In questa scena Haas mette appunto in scena un sistema semiotico chiaro in termini di percezione diretta, l'ombra e il sole, lo stare seduti all'ombra e il muoversi al sole. Attraverso questa contrapposizione, questa combinazione, Bolaño riesce a proporci in effetti la differenza che c'è tra il pensiero lento e il pensiero veloce che corrisponde in effetti all'agire come dire, incontaminato, senza riflessioni. Da una parte c'è Haas che in effetti nella struttura del racconto una vittima, lui straniero, lui alto, lui biondo, lui venditore di elementi di informatica, come dire, lui alieno, è in effetti preso e messo in carcere per vaghi contatti con una delle tante vittime dei delitti che avvengono a Santa Teresa. È, come dire, il candidato principale a essere sacrificato, uno che è stato abbastanza tempo nella città, al punto tale da essere assimilato a uno degli abitanti nativi, ma nello stesso tempo diverso al punto tale da non creare poi particolari, come dire, emozioni di rifiuto, particolare difficoltà emotiva in chi nella città vive. E in effetti lui è, come dire, nella sua diversità, è, come dire, incomprensibile da parte degli altri. In questa scena, al di là di tante altre situazioni, si può capire qual è appunto la vera differenza che esiste tra lui e gli altri, ovvero tra i non inclusi nel sistema della città di Santa Teresa, che è, come dire, la società globale contemporanea, e uno che in qualche modo attraverso situazioni, esperienze particolari si trova ad avere la capacità di riflettere, di pensare. Che cosa ha in effetti lui di diverso? Qui nel carcere si è conquistato in qualche modo una situazione di quiete, di sicurezza soprattutto. E questa sicurezza è rappresentata dalla presenza fissa di due individui di un certo tipo, insomma bruti, che stanno semplicemente dalla sua parte e lo difendono. La difesa, la sicurezza dal punto di vista fisico, in effetti è solo il risultato di quello che lui è riuscito a elaborare, a costruire, pensando, e con le varie strategie che ha messo in atto si è conquistato questa posizione. Letta così immediatamente in questa scena sembra semplicemente una posizione, come dire, quasi casuale. Nel romanzo si vede come lui arriva ad avere questa posizione. Qui appunto si dà la chiave, come dire, antropologica, filosofica, per usare la parola a questo punto della realtà contemporanea anche pericolosa, cioè filosofica appunto, della sua condizione di uomo. Haas è quella parte dell'umano che è capace di pensare e di pensare consapevolmente, stare all'ombra è naturalmente una citazione del locus amenus. Il locus amenus significa sottrarsi alla fretta infinita dell'agire, dell'agire, dell'agire. Sappiamo che oggi la nostra società è stata classificata da alcuni pensatori come appunto società della fretta, società dell'impulso, dell'impossibilità di freno, di un continuo, continuo movimento. In realtà è il mito del progresso portato all'esasperazione senza retroazione. Invece la stasi del carcere, paradossalmente, sottrae a Haas al suo continuo movimento di imprenditore che mira a far denaro, fare affari e che ad un negozio aggiunge un altro, che è in continua relazione con ditte imprenditori di altro tipo.
ed è quindi nella posizione, come dire, di chi finalmente è Iron, è in grado di fare domande a sé e agli altri. E appunto in questa condizione di stasi lui è in grado di pensare all'ombra del cortile e appunto prima di tutto pensa al fatto che Dio non esiste, che non è tanto una dichiarazione di ateismo, è una dichiarazione, anzi un riconoscimento del fatto che semplicemente nelle cose che accadono non c'è nulla di ordinato, non c'è una ontologica razionalità a cui dobbiamo avvicinarci, non c'è nulla che garantisca che ci siano regole che ci fanno in qualche modo responsabili minori dell'esecuzione di protocolli. E questo, ironicamente, lo possiamo dire nel senso più banale del termine, bastano per far questo 3 minuti. Dopodiché, dall'alto, come dire, l'attenzione è posta al basso, e cioè agli esseri umani. E la rivoluzione, come dire, socratica, visto che gli uomini, che gli dèi non esistono, che Dio non esiste, l'unica cosa a cui possiamo prestare attenzione è effettivamente il vivere sociale, e appunto l'umanità. L'umanità che è nella sua totalità è insignificante, nonostante le presunzioni, diciamo pure platoniche a questo punto, cartesiane, aristoteliche, moderne, l'uomo rispetto allo sfondo reale delle cose, come dice oggi, per intenderci tra l'altro la fisica quantistica, non ha nessun significato, è un accidente, proprio nel senso, come dire, etimologico del termine. Ma anche per arrivare a questa, come dire, conclusione, bastano 5 minuti. E quindi poi si arriva alla dimensione personale. Se non esistesse il dolore, saremmo perfetti. Ed è qui, in effetti, la riflessione dell'uomo che si è dato all'informatica e che è avviato, senza essere particolarmente, come dire, abituato a leggere saggi filosofici, capace di capire che tutto quello che ci aspetta nel futuro è tornare ad essere esseri ancora più insignificanti ma perfetti, nel momento in cui saremo capaci di eliminare completamente la percezione del dolore, o meglio, la coscienza del dolore, perché appunto se non esistesse il dolore saremmo veramente perfetti in quanto, come dire, capaci di continuare a fare tutto senza porci problemi. È appunto quello che promette di fare il postumano, che eliminerà progressivamente l'idea stessa delle emozioni come ostacolo alla realizzazione di progetti, di affari. Insomma, l'affermazione del cinismo, del recupero nel senso più assolutista possibile del cinismo, ma non quello greco, bensì quello, come dire, della modernità, del libertino che arriva a mettere al punto, al centro del mondo, l'unica sua personale necessità, appunto allora saremmo perfetti. Il dolore ci permette di essere imperfetti, e l'imperfezione invece è parte costante dell'umano, dell'humanitas. Noi siamo appunto uomini e come tali inevitabilmente costretti a fare i conti con questa imperfezione di cui abbiamo coscienza. A questo punto, preso atto di questa imperfezione, sei in grado di riflettere sul lusso. Infatti, al di là di tutto, imperfetti come siamo, col dolore ugualmente, abbiamo la possibilità di, come dire, godere di qualcosa che non è di tutti, non è di tutti gli animali. Il lusso fondamentale dell'uomo, in che consiste in fondo, al di là dei mali percepiti e di cui siamo coscienti? Nel ricordo, il lusso di sapere, di sapere una lingua, più lingue, in pratica il lusso di avere la possibilità di costruire un ordine, la lingua appunto, più lingue, più ordini, più modelli, più schemi, di essere capace di costruire ordine e senso laddove non ce n'è. E quindi il lusso di pensare,
senza scappare di corsa, il lusso cioè di fermarsi, di non continuare ad agire continuamente sotto la spinta della pura pulsione, come fanno gli animali, pulsione di morte in effetti, e di essere capaci di costruire appunto ordini, di immaginare ordini, di creare ordini. E appunto a questo punto nell'ombra lui è capace di contemplare, dove contemplare significa templum, squarcio all'interno di un mondo complesso come un bosco, significa guardare una luce laddove, come dire, prima c'era il buio. In sostanza, l'evidenza di qualcosa. Sulla base del pensiero, dei pensieri appena fatti, lui è in grado di contemplare quello che avviene davanti ai suoi occhi e di dare a quello che avviene davanti ai suoi occhi un senso che altrimenti non immaginiamo. Qual è quello che è davanti ai suoi occhi? Il fatto che sono gli altri, qui li chiama bisonti, un gruppo di criminali o presunti tali, che si limitano, stando nel cortile, a muoversi, ad agire, giocare a pallacanestro, andare, come dire, a passeggio, azioni rapide, veloci, e quindi in effetti garanti del fatto che la gran parte dell'umanità è, diciamo pure la parola, inferiore a chi pensa. Quelli che agiscono, agiscono, che non fanno altro che essere stimolati all'azione, sono sicuramente incapaci di pensare e quindi di contemplare e quindi di vedere e soprattutto di immaginare e quindi anche di costruire ordini che altrimenti non esistono. Tornando all'inizio, Aas che sta seduto, guardato alle sue guardie del corpo, è appunto il risultato di uno che pensa e che appunto si può consentire di contemplare e non di agire come fanno gli altri apparentemente pieni di agonico e agonistico modo d'annunziano di dare senso alla vita muovendosi continuamente. E appunto la preoccupazione della mattina, cioè l'avere dentro la testa come un aculeo conficcato, che è l'idea, come dire, faticosa dell'uomo di coscienza, dell'uomo che ha coscienza, ma non nel senso che poi pensa agli altri, semplicemente che ha coscienza di quello che è il disordine delle cose, si attenua nel momento in cui, avendo concluso che non c'è ordine ontologico, che appunto gli uomini sono poca cosa, allora la differenza la fa il lusso del pensiero, che fa la differenza e che garantisce il fatto di starsene quieti e felici nella consapevolezza che la gran parte della gente è inconsapevole di quello che è in effetti il reale. E quindi la conclusione quale può essere? Come si sta bene qui all'ombra? In pratica, apparentemente la lode dell'inazione di fatto è la lode del risultato del pensiero che vince, la vera differenza tra uomo e uomo. Anche il carcere è un'opportunità di pausa.